abbiamo visto in un video precedente quali sono le cause che impediscono l'accensione della lavastoviglie. In quel video ci siamo occupati, quindi per chi lo volesse andare a vedere lo troverà qui in descrizione o lo troverà al termine di questo video, testare i pulsanti di accensione e di spegnimento. In questo video invece ci occuperemo di un'altra di quelle cause, ovvero del filtro antidisturbo, e quindi andremo a vedere dove è posizionato e come testarlo per verificare il suo funzionamento. Prima di procedere con la fase pratica di test del filtro antidisturbo, diciamo che esso è posizionato proprio in corrispondenza del filo di alimentazione. Quindi nel punto in cui nella lavastoviglie vediamo entrare il filo di alimentazione, nella parte interna per l'appunto troveremo il filtro antidisturbo. Per poter accedere al filtro antidisturbo sarà necessario quasi sempre andare a rimuovere il pannello inferiore che si trova nella parte inferiore della lavastoviglie e quindi poterlo successivamente testare. Vediamo ora per l'appunto nel concreto come eseguire questo tipo di intervento. Abbiamo provveduto a posizionare la lavastoviglie su un fianco, su un lato, per poter accedere al pannello alla parte inferiore. Ricordiamo che tutti questi interventi comunque devono essere eseguiti senza la corrente elettrica attaccata, quindi dovremo sempre staccare la spina elettrica per lavorare in totale sicurezza. Una volta che abbiamo la lavastoviglie in questa posizione, dovremo sostanzialmente svitare le viti che bloccano questo pannello. Poi ogni lavastoviglie potrà avere delle viti in posizione diverse, però fondamentalmente noi dobbiamo togliere questo pannello. A questo punto abbiamo l'accesso alla parte interna ed in modo particolare possiamo raggiungere il filtro antidisturbo che è posizionato in questo punto qua. Come abbiamo visto e come avevamo detto precedentemente, è esattamente nella parte interna del filo di alimentazione. Quindi ora andremo a seguire un test per vedere se effettivamente è funzionante o deve essere sostituito. Per verificare il funzionamento del filtro antidisturbo dovremo utilizzare chiaramente un tester e per farlo a questo punto dovremmo togliere tutti questi innesti in modo tale da poter lavorare con un certo spazio e una certa tranquillità. Ora che abbiamo lo spazio all'interno, accendiamo il tester, lo posizioniamo sulla scala degli ohm più alta. In questo modo andremo a posizionare i due faston, i due innesti sui faston in questo modo per vedere se c'è continuità elettrica. Perfetto, abbiamo una continuità elettrica sull'entrata della corrente elettrica. Ora andiamo a vedere se abbiamo la stessa continuità sull'uscita della corrente. Dobbiamo andare a posizionare i due puntali sull'uscita dalla parte interna del filtro antidisturbo. Vedete, anche in questo caso abbiamo una continuità elettrica e quindi il filtro antidisturbo è funzionante. Qualora invece non avessimo avuto una continuità o sulla parte sull'entrata o sull'uscita del filtro antidisturbo, avremmo dovuto sostituirlo per far funzionare la lavastoviglie.